Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma che Trucco. Oggi video i miei regali di compleanno. Se la cosa vi può interessare, il trucco l'ho interamente realizzato con questa palette di Charlotte Tilbury, la, come si chiama? Easy Eye Palette for the Charlotte Darling Look, che è questa qui, ve la mostro, ho utilizzato soltanto lei, si fa un trucco completo, meravigliosa, me l'ha regalata mia sorella per Natale, adoro. Sto esplorando anche questo marchio, non so come riesco, visto che non posso acquistare make-up, ma tra vari giri ci sto riuscendo. Mentre sulle labbra ho il Nabla Shine Theory Lip Gloss, in colorazione dress code, che adoro, però sotto la mascherina va malissimo, torna malissimo, quindi lo utilizzo praticamente per fare video. Andiamo veloce, probabilmente ci sarà un'aggiunta a questa categoria, perché ho saputo che le mie migliori amiche mi stanno preparando una super sorpresona, ma ci sta quando siete fortunati come me e avete due amiche speciali come le mie, a cui mando un bacio. Loro non vogliono essere nominate, però io le amo lo stesso, loro lo sanno, nonostante le cazziate che faccio entrambe, e che è difficile che mi amino, ma loro mi amino lo stesso, non sono masochiste. Quindi quando siete fortunati, poi vi spiegherò perché. Sono le classiche che mi regalano le palette migliori che ho. Ormai colleziono le palette del cuore, quindi vi anticipo che arriverà un'altra palette. Va bene, non fa niente, però non vedo l'ora che arrivino loro, perché è tanto tempo che non ci vediamo e prendere appuntamento per restare tutti insieme sta diventando complicato. Va bene, pensiamo positivo, ragazze, mi raccomando. Allora, andiamo subito al sodo. Il primo regalo che vi mostro è quello di mio marito. Ovviamente il marito, il figlio, devo essere sincera, ho fatto io. Nel senso, lui mi ha dato la sua carta di credito e ho fatto comprati quello che vuoi, sapendo che io sto passando questo periodo molto duro di voto e non posso acquistare io. Quindi ho scelto più o meno i prodotti e lui me li ha comprati. E andiamo con ordine. Vi ho detto che io la sera sto facendo un discorso di esfoliazione e mi ispirava tantissimo questo tonico di Rain Clean Skincare, qua dice Ready Glow, agli acidi AHA Lotion Tonic 250 ml. Questo non vi so dire i prezzi, perché alla fine io non li ho proprio guardati, ha fatto tutto lui, quindi vabbè, ho preso tutto da Sephora, sono Sephora dipendente, quindi i prezzi sono abbastanza comuni. Mi ispirava, ah no, mi ha lasciato dentro anche lo scontrino, cafone, va bene, giusto per farmi sentire in colpa. Allora, vi dico che il tonico di Rem l'ho pagato 32 euro, stava col 20%, quindi meno 3,20 euro. Poi un'altra cosa che ho acquistato, è passato tutto con il 20, è questa maschera. Ne ho sentito meraviglie, ragazzi, quindi siccome sono un po' a corto di maschere in questo periodo, mi ci sono buttata a pesce. A un paio di 24 mesi, non riesco a leggere, sono 75 ml, sto parlando della Dream Cup di Origins, cioè praticamente ne parlano tutti sul tubo, se non è questa maschera non c'è nessuno, quindi mi sono lasciata tentare e ho detto va bene, proviamola, visto che ultimamente la mia pelle fa un po' i capricci e tende a lucidarsi sì come sempre, però noto che ricerca un attimino più idratazione, quindi voglio andare un attimino più di idratazione e voglio vedere come vado, e quindi ho preso lei, anche perché ripeto la volevo provare da tanto, e questa sempre col 20% costava 23,90 euro, tutto sommato voglio dire si può fare tranquillamente.
Poi ho preso, e questo mi ricordo quanto costava 25, perché lo compro ogni volta che mi termina, stava per succedere un dramma, ma io ho i riflessi prontissimi, soprattutto quando si parla di paletta. E il Rouge Noir, questo tecnicamente lo sarei potuto comprare anche da sola, stavo lì e ne ho approfittato. È lo smalto di Chanel, l'unico smalto che io compro e ricompro di Chanel fisso. Questa busta vuole cadere a forza, ok, la sistemiamo così, perché è un colore particolarissimo, è come questo nessuno, il classico Rouge Noir di Chanel. Sì, è vero, costa un botto 25 euro, però a parte che c'è il 20, ma poi mi piace, è un colore particolare, dura tanto, dura anni questo prima che lo termino o che si secca, quindi sinceramente me lo sono concesso. Me lo sarei concesso comunque perché, ripeto, non fa parte del voto e lo volevo da tempo. Il mio era terminato da tempo. Ogni volta che arrivava il 20 prendevo altre cose, mi dimenticavo, non lo trovavo e quindi ho detto l'ho trovato. Sono andata in un negozio e quindi, ultima, ma non di importanza, poi ovviamente niente di meno, mi hanno dato dei campioncini della Sisley. Devo essere sincera, mi sono quasi emozionata. Sì, perché giustamente la somma fa il totale. La somma era un bel po', tre campioncini della Sisley, mi sono emozionata, ragazzi. E poi ho ceduto a lei. Ne ho sentito parlare in lungo e in largo, e quindi ho detto con mio marito: voglio quella lì, vedi quella tutta spilluccicosa, quella, c'è scritto sopra Anna Luce. Mio marito ovviamente non cercava la scritta Anna Luce, ma praticamente era scontata del 40%. Come lasciarla lì? Avrei preferito sinceramente anche un'altra palette, ero indecisissima, però poi ne ho sentito parlare benissimo, tutte quelle che ce l'hanno ne parlano entusiaste. Io sono stata bravissima, nonostante oggi non è il 6 febbraio, ma siamo avanti, non le ho aperte, le volevo aprire con voi e sono stata bravissima e intonsa, non l'ho utilizzata niente. Mi è piaciuto perché è fatto in maniera tale da poter fare un trucco completo, nel senso, non so, come il classico pennellino, che io mi trovo benissimo con questi pennellini di Urban Decay. È fatta praticamente gli opachi per sotto l'arcata sopraccigliare, più chiaro, più scuro e scurissimo per la piega, e poi questi colori che sono parte burro, guardate che cosa sono, da mettere a tutta palpebra, ma sono una cosa spettacolare. Io quando vedevo gli swatches sui canali YouTube avevo proprio la bava alla bocca, dicevo no, è proprio il mio genere, perché quando vado di fretta un colore questo a tutta palpebra, un poco nella piega più scura, un poco panna sotto l'arcata e via, sono i miei trucchi. Io mi trucco così perché lavorando. E poi vedete questo, che bel duochrome. No, comunque ragazzi, sono dei brillantinati spettacolari. Se a voi vi piacciono i trucchi luminosi, è la palette che fa per voi. Certo, dire, mi viene quasi da dire, non vi dà tante alternative di trucco. In realtà no, vi dà alternative di colore, perché ci sono tanti colori da poter utilizzare, da poter abbinare, magari anche alla mise, all'abbigliamento che voi indossate, però allo stesso tempo il trucco è quello, cioè nel senso, base, palpebra luminosa, lo scuro un po' nella piega e panna bassa, cioè. Come se fosse un trucco facile, standard, soprattutto per chi ama i luminosi e non ama perdere tempo a truccarsi, a sfumare. A mio avviso è la palette perfetta. Io penso che è la palette a cui ricorrerò quei giorni in cui vado di super fretta. Però ovviamente non vi posso dire sulla performance degli ombretti perché non l'ho utilizzata in nuova, quindi su questo ci aggiorniamo. Poi andiamo al regalo più succoso. Aspettate che metto via perché sennò non ne usciamo più. Con mia mamma io ho fatto più o meno la stessa cosa. Io ho detto: guarda mamma, io mi sono innamorata di una crema di Dior
Fammi un regalo a tua figlia per il suo compleanno, voglio quella. Mia madre non ha aspettato nemmeno il mio compleanno, me l'ha acquistata, infatti questa non vedrete la scatola perché io la sto già utilizzando. Questa è una crema che io ho visto una youtuber che si chiama Giovanna Lovison. Non credo che mi calcolerà minimamente, ma se per caso mi stai guardando, ti saluto, un bacione, ti seguo. Io spesso ho talmente poco tempo che seguo e non commento, mi rendo conto che è sbagliato, però non riesco sempre a commentare, non ho il tempo per, a volte che ne so, vedo i video mentre faccio i mestieri o mentre pranzo, quindi non ho proprio il tempo, per cui nemmeno lei mi conoscerà perché giustamente io vedo, metto mi piace e vado avanti, vabbè. Piccola digressione, giusto per dirvi la mia imbranataggine. Ok, allora questa è la crema di Dior Capture Youth Age Delay Progressive Peeling Cream. Sono 50 ml, ha 12 mesi di PAO, è sicuramente alta profumeria, non è bio. E mi piace da morire. È una crema particolarissima, si utilizza come crema notte un paio di volte a settimana. Quindi anche una crema che fa un discorso nel tempo e che dura nel tempo. Ha una consistenza spettacolare perché è molto gelosa, quasi gellificata e rimane un pochettino. Se non cadeva, non era un mio video. Chiedo scusa per il rumore. Aspettate un attimo. Ecco qui. Ho perso il pirulicchio dentro. Vabbè, non fa niente. Si vede che queste creme sono resistenti. Non si è fatto nemmeno un graffio. Un'altra crema, un altro tappo si sarebbe spaccato in due. Ora, però, su questa crema io vi devo raccontare un aneddoto. Quindi io la sto utilizzando già da diverso tempo. Due sere a settimana, io la utilizzo il mercoledì e la domenica sera e vi dico che mi sto trovando benissimo, io vedo già la differenza. Mi erano uscite delle macchiettine rosse, io sono convinta per la gravidanza, però con quando utilizzo lei la mattina mi sveglio con una pelle diversa. Purtroppo non la posso utilizzare tutte le sere perché poi queste macchiettine tendono ancora a tornare, però noto che con lei vado meglio. Vado meglio anche perché sto facendo questo discorso di peeling molto leggero, molto alternato, senza stressare troppo la pelle e mi sto trovando benissimo. Però a parte l'utilizzo, perché questa vi ho fatto anche una mini recensione. Cosa è successo? Che mia madre l'ha fatta ordinare a mio padre. Mio padre, come tutti gli uomini, che cosa ha fatto? Ha sbagliato a prenderla, quindi all'inizio a me è arrivata un'altra crema. E sto parlando di questa, che è identica, però semplicemente non è peeling, ma è una crema idratante. Cioè, vedete come escono? Esce con questa bustina firmata Christian Dior con dentro la spatolina per prelevare il prodotto. Questa ve l'ho lasciata in tonsa perché ancora non l'ho messa in utilizzo per farvi capire. È identica, sono scatoline identiche, però è una semplice crema idratante, antiossidante, anti-age. Mia mamma, bravissima, ha detto va bene, non fa niente, tieniti anche questa, poi andiamo a prendere quella peeling e quindi io praticamente con una richiesta ho avuto in regalo due creme di Dior. Ma non finisce mica qui, ragazze, le mamme sono le mamme. Chi te una mamma nucchiagna, diciamo da queste parti, perché? Cioè, è arrivato poi tutto a sorpresa un corredo di regali. In realtà a sorpresa relativamente perché lei sapeva che erano cose che c'erano nella mia lista dei desideri, che io volevo, che mi servivano. Però non mi ha detto nulla. Cioè, io quando li ho visti arrivare, una Pasqua proprio felice, una sorpresa nella sorpresa. Il primo prodotto di cui vi parlo, che sto avendo difficoltà ad utilizzarlo, ho detto no, adesso faccio, chiedo scusa, vi ho fatto tremare, adesso faccio il video dei miei regali compleanno e poi lo utilizzo perché
È un prodotto meraviglioso e sto parlando della crema gommante per il viso della Sisley. Storta va dritta viene, lei ha capito che io volevo fare questo discorso esfoliante. Sa che gli esfolianti meccanici mi danno un po' fastidio alla pelle, mi fanno proprio male e mi ha preso questo qui che è una crema gommante ma spettacolare. Spettacolare. Gentle Facial Buffing Cream per tutti i tipi di pelle e non vedo l'ora di metterla in utilizzo. Io non ho avuto nemmeno il coraggio di aprirla perché dico, poi dopo finisce. Ha un profumo meraviglioso di creme di lusso, ci credo, costa sui 100 euro. Mamma mia, mi sono emozionata. Credo che la sera la riporrò nello scatolino. La terrò come una cosa santa. No, adesso la metterò in utilizzo perché effettivamente mi occorre. Stavo utilizzando degli scrub meccanici che però erano troppo aggressivi per me in questa fase e quindi utilizzerò lei. Poi un bel giorno arriva mio padre e fa: tua mamma ti manda questa cosa, perché poi arrivavano a puntate, non me l'ha data tutto insieme, no, a puntate. E sto parlando di questo, lo corteggiavo da non so quanto tempo, in più da mesi sul sito di Sephora non era disponibile. E sto parlando di Le Beige Crème Belle Mine 390 Soleil Tan Bronze Universelle. Anche qui l'ho lasciato nello scatolo, questo lo toglierò ovviamente dallo scatolo. Via, pulizia. E questo qua, devo essere sincera, l'ho già utilizzato perché mi piace tantissimo. In pratica è questa terra in crema di cui ne ho sentito sempre meraviglie. Leggermente luminosa, non tanto, e vi assicuro che è spettacolare perché si sfuma da Dio, da Dio. Cioè, vedete? Voi potete farla più accentuata, meno, leggermente, leggermente. È davvero stratificabile, ma a mio avviso stratificabile. Infatti, vedete, il centro l'ho già consumato. Stratificabile a un livello alto. Era da un po' che volevo provare qualche prodotto contouring in crema e grazie a mia mamma adesso posso. E penso che mi fermerò qua. Nel senso che mi ispira tantissimo anche quello di Charlotte Tilbury, però qui c'è una svalangata di prodotto, stiamo parlando di 30 grammi di prodotto, non ho intenzione, siccome in crema, di farlo andare a male, quindi mi concentrerò un attimo su questo e a prescindere, ecco, dal voto. Il voto che ho fatto, ragazzi, ve lo ricordo per chi stia magari guardando questo video per la prima volta, siccome sono in attesa, purché mio figlio sta bene, ho rinunciato per 9 mesi ad acquistare skincare e make-up. E mi è servito tanto, ragazze, mi è servito tanto perché sto capendo che ci sono alcune cose che ho terminato e che mi mancano tanto e sto cercando di arrangiare, ma ne sento tanto la mancanza, e altre che ne compro tante, 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 tante in scorta. E che stanno lì, buttate, che a volte le regalo, che non servono. Quindi ho capito più o meno quali sono i prodotti che io più termino, che più mi occorrono e che davvero su alcuni ci facevo uno spreco esagerato. Cioè, sto imparando, diciamo che a 36 anni, appena compiuti, imparo ad acquistare make-up. Non si finisce mai di imparare nella vita. Un altro prodotto che mi ha acquistato, questo però lo volevo acquistare io, alla fine me l'ha regalato lei, sono il Twist Spray di Chanel, Coco Mademoiselle di Chanel. Questa è la mia colorazione preferita. Colorazione, non so più parlare, va bene, non ci fate caso. La mia profumazione preferita. In più questo profumo da borsetta è una figata. Io là sopra. Vabbè, troppo lontano non si vede, c'è il profumo per capelli, il profumo corpo. Questo è l'unico profumo che io compro e ricompro, è il mio profumo. Però non lo utilizzo tutti i giorni, attenzione, lo utilizzo nelle occasioni, quando mi va, quando sto magari un po' giù e voglio darmi un tono. Guardate che figata, cioè, è una figata pazzesca da borsetta. È praticamente questo. E nel pacco ce ne sono altre due ricariche.
Anche questo non so quanto l'ha pagato, perché lei poi va cercando sui siti il prezzo più basso, è diventata più brava di me, c'è quindi questo con l'erogatore e due ricariche ai lati. E lo metterò in borsa quanto prima, perché lavorando tutta la giornata, di tanto in tanto io mi ci faccio una spruzzata. Poi, ultimo pacchettino che mi ha fatto arrivare è questo di Inglot. Ora, qui va fatta una precisazione. Io e lei seguiamo entrambe una youtuber che si chiama, il suo canale, Le Amiche di Marianna. Lei è un architetto molto bravo che però ha lasciato tutto perché ha fatto un corso da makeup artist e adesso è makeup artist e quindi lavora come truccatrice. Chiedo scusa se per caso ho detto qualche cosa inesatta, ma io così ho capito. Guardate quanto è carina la carta dentro dei prodotti Inglot. Lei pubblicizza, fa delle collaborazioni con Inglot e sinceramente mi hanno ispirata. Dice: ti sei fatta convincere? Sì, cioè, nel senso, non io. Io dicevo con mia mamma, mamma, mi è arrivato anche il campioncino del siero. Mamma, sai, mi ispirano questi prodotti e mia mamma li ha presi per lei e per me quando c'era un codice sconto del 25%. In particolare sto parlando dei prodotti più famosi di cui lei parla sempre. Lei fa dei trucchi, insegna a truccarsi, dice dei trucchetti, è molto pratica, molto veloce, molto brava anche ecco a insegnare. Io un sacco di volte ho riproposto, cioè ho rifatto i suoi trucchi a casa. È molto semplice da scopiazzare, tra virgolette. E lei, io ho preso i tre prodotti, ecco, di cui lei parla sempre, quelli più famosi. Ho preso l'Inglot Cream Foundation Fondotinta 30 ml in colorazione numero 41. Lei, in realtà io questo fondotinta già lo conoscevo perché una mia amica truccatrice me ne aveva già parlato bene. Mi avevo un giorno truccato per una cerimonia importante con questo fondotinta che a me sembra scuro. Lei addirittura dice PL 43, ma io sono diventata bianca fantasma perché poi ho chiesto anche a lei. No, PL 41, speriamo bene, lo vedo un pochettino scuro. Io sono arri è arrivato da quasi un mese questo pacchetto, ma io non l'ho aperto, ho fatto la bravissima, speriamo bene. Vediamo un attimo. Va bene, magari lo utilizziamo d'estate. Sì, è un pochettino scuro per me. Dipende da se è ossido o meno. Comunque proveremo o altrimenti lo utilizzeremo in estate perché è leggermente scuro. Va bene, io non imparo mai, devo comprare sempre il più chiaro di tutti i fondotinta perché ormai sono diventata bianco muro, bianco fantasma, bianco gesso, faccio impressione. Poi, un'altra cosa che però questo mi serviva perché il mio famoso correttore è leggermente aranciato, è andato a male. Non so com'è possibile, ma quando si comprano i prodotti bio è così. Non vi anticipo niente, però ve ne parlerò nei terminati del mese di febbraio. E ho preso il correttore di cui lei parla, il famosissimo di Inglot aranciato numero 58, perché questo è leggermente aranciato. Quindi io vado prima con questo nell'occhiaia e poi vado con un correttore più chiaro e illuminante. Io non ho occhiaie così marcate, però ho un contorno occhi molto sottile, si vedono direttamente le vene blu. Quindi, a prescindere dall'occhiaia, che magari un giorno può essere più evidente, gli altri giorni meno, ma non ho grandi occhiaie perché idrato bene la zona, il problema è proprio la vena blu. Chiedendo anche a Betty82 che saluto, mi ha confermato che non ci vuole un correttore leggermente aranciato per andare a coprire, a contrastare l'occhiaia blu e poi metto il correttore illuminante. E mia mamma è stata così gentile da prendermelo. Finalmente perché non ne potevo più, perché al momento quello è il mio preferito è andato a male, sto con tutti i correttori chiari e non potevo acquistarlo. Va bene. E infine una paletta.
Questa non è quella firmata da lei, le amiche di Marianna, però comunque ci sono gli stessi colori. Vedete quanto è carina della Inglot? Me l'ha presa mia mamma, me l'ha composta lei con il quad di quattro ombretti che lei consigliava, per fare un trucco completo. Dice: bastano anche questi. Questi sono i toni freddi. Io tra questi e i toni caldi ho preferito i toni freddi perché mi sono resa conto che a me, su di me stanno bene entrambi, mi piacciono entrambi in base a, ecco, a come mi vesto, ma che di toni freddi ho meno cose. Perché i toni caldi si trovano spesso in più palette, sono più diffusi, beige, marroni e quindi mi è ispirata tantissimo e l'ho presa. Al momento non mi ricordo i numeri perché mia mamma ha comprato la palette, questa magnetica a parte. E poi ha comprato gli ombretti singoli e me l'ha composta lei. Quindi magari se la cosa vi interessa, io mi faccio dare i numeri degli ombretti e ve li scrivo sotto. Lei fa tantissimi video con questi ombretti, nel senso lei vi propone il trucco, vi fa vedere tutte le alternative, come ingrandire l'occhio, come rimpicciolirlo, come truccare una palpebra cadente, partendo sempre da un quad del genere, quindi mi è venuta la curiosità, adesso li sbocciamo anche perché mi ispirano tantissimo questi quattro ombretti. C'è questo ombretto qui che proprio ogni volta che lo vedevo impazzivo, questo bianco che illumina, può essere utilizzato sulla palpebra, questo grigio che è il colore d'ombra suo preferito e poi questo per scurire l'angolo esterno dell'occhio. Sono estremamente scriventi. Questo è bellissimo, ragazze, questo è proprio bellissimo, questo prugna rosato. Sarebbe questo qui. E mi è ispirata tantissimo, quindi mia mamma mi ha fatto questo bel regalo che poi ero convinta e ho detto: "Mamma, te li sei presi, che belli". No, veramente, li ho presi a te, che l'ho vista mentre componeva il quad. Mi fa sempre queste super sorprese, quindi niente. Grazie mamma, meno male che ci sei. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti. Ovviamente se state vedendo questo video per la prima volta e vi va di sostenermi, iscrivetevi al mio canale. Un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi perché poi ci saranno le puntate sul corredino del baby. La pancia cresce. Con la felpa nera si vede poco, diciamo che io mimetizzo tantissimo. E niente, questo è un bacione e al prossimo giro. Ciao!